mio paese, vicino a Galarate, provincia di Varese. Una giornata, un attacco alla insalita incredibile nel Trentino. Abbiamo fatto partire da qui. Questo paesino è rimasto nell'anima. Tutte le volte che scende dalla montagna ci fermiamo qui e quindi l'avevamo in testa. L'avevamo in testa, paesana, paese. Il giro della, il primo giro della Padania facciamo da paesana, via. Grazie. Poi, perché le cose sono più semplici di quanto uno non possa pensare, no? Ma chissà come si fa, è semplice. Anche la manovra che ha fatto niente armato tutti e chi ha qualcosa sicuramente di pesante, perché ha molti tagli, però anche alcune cose positive. Ad esempio, so che c'era su in cima alla montagna, c'era sui sindaci dei piccoli paesi che non vengono toccati, non subiscono tagli, però erano lì a reclamare contro i tagli. Non scherzo, un gioco, per prendere per il sedere, no? I piccoli paesi non subiscono tagli. Allora, infatti poi i giornalisti notoriamente capiscono poco, anche cosa dice i sindaci che chiedono dei tagli, ma quali tagli? I piccoli comuni non subiscono tagli. Vabbè, comunque un'altra cosa bella invece che è passato il fatto che le imprese possono fare loro il contratto locale. Guardate che è la conseguenza del federalismo, vuol dire che tra poco il salario dei lavoratori sarà proporzionato al costo della vita nel loro paese. Era ora, perché qui la vita costa molto di più che in altre parti del paese ed è giusto che ci sia un salario adeguatamente più importante. Erano anni che lo dicevamo, però per fare le cose non è che si fa così pronti via. Bisogna, per fare le cose bisogna essere costanti e lottare per anni e anni, poi le cose passano. Però insomma anche quello c'è niente. Abbiamo un po' taciuto perché altrimenti la camera ce la facciamo fuori, ce la tagliamo via. Certo, i grossi sindacati ci smenano forse perché non c'è più il contratto nazionale, c'è il contratto locale ed è il passaggio per arrivare finalmente al contratto di lavoro proporzionato al costo della vita locale. Beh, è una cosa, secondo me sono cose importanti, il federalismo che è passato e il contratto locale sono cose che condizioneranno la nostra vita nei prossimi anni. Poi, tutti voi sapete, non devo spiegarvelo io, che l'Italia fa così, va bene, allora, l'alternativa noi l'abbiamo. A fianco, noi prepariamo l'alternativa della pedana. Noi, Nord, amore, forse il Nord riuscirebbe a vivere, a sopravvivere, pure nell'euro, moneta forte, quindi che non ci fa vendere all'estero i nostri prodotti. Però, diciamo, l'Europa è fatta da l'Irlanda che faceva le padelle, la Grecia che faceva un cazzo, il sud che gli combattati. Quindi uno stato debole a cui è andata la moneta forte. E logicamente poi la moneta forte l'hanno imposta anche noi. E noi, non si andava a loro, siamo più riusciti a vendere i nostri prodotti industriali nel mercato principale che abbiamo noi, che ha le nostre imprese, che è l'America. E due volte in un secolo che l'Italia ha fatto lo stesso errore. I primi Savoia imposero al Rio delle Due Sicilie una moneta forte. E infatti il sud fallì. Le poche imprese che aveva fallirono. Perché se metti una moneta forte non riesci a vendere all'estero. Allo stesso modo siamo entrati nell'euro grazie a Ciampi e ci ha fatto imporre una moneta forte.
e noi non esportiamo più e le fabbriche fanno fatica a sopravvivere, questa è la verità. Bravo! Però forse la Padania riuscirebbe a sopravvivere nell'euro, in una moneta forte come l'euro. Dico forse, non sono sicuro. Diciamo che certo, se avesse la sua moneta, se la Padania è fatta da gente, grandi lavoratori, da gente che lavora, che non si tira mai indietro e quindi riesce a sopravvivere sempre. Padania! Abbiamo salvato le pensioni, vero? L'Europa voleva bastonare tutti, però noi abbiamo i lavoratori, ha pagato tutta la vita e adesso viene proprio. Tu me l'ha capitata a Milano, davanti a un grande magazzino, di vedere un vecchietto che aveva rubato una piccola bistecca di carne, una bottiglietta di vino. Le volevano fermare, fermate vostra sorella, quanto costa sta roba qui, però la paghiamo noi, quindi non ha più. Domani ci seguirà sul po, un aereo con l'orario di verde, oggi si è buttato tutto alla Cina. Però meglio matti e sani che matti e non sani. Grazie fratelli e sorelle di paesana, un abbraccio, una stretta di cuore. Io tutti gli anni davanti, io dietro. E dopo di me con me mio figlio che oggi l'ho portato per fargli vedere come i posti. Ha 23 anni, è ora di svegliarmi. 23 anni, vado all'università, tra poco si laurea l'economia con me, però. E lui dove va? Bisogna portarlo in mezzo alla gente e fargli capire com'è la vita mia. Io ho salvato, abbiamo salvato le pensioni. Erano tutti contro, tutti partiti, tutti. È un mondo alla rovescia, al contrario. La sinistra parla e poi tagliare le pensioni. E non dovuto salvare la lega le pensioni. Tutti, non parliamo poi di Berlusconi, di soci. L'Europa pure, calma, è gente che ha pagato, non è gente che ha pagato tutta la vita e quindi ha diritto, e io non taglio la pensione ai poveri, ai vecchi. Bravo! Questo non lo fa. Abbiamo tenuto il muro, tutti dicono, non ce la farà, non ce la farà, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Il passo Calderoni che è il mio braccio destro a Roma, bravo, grande lavoratore. Pensate che le pensioni, fino all'altro giorno hanno cercato ancora di fermare le pensioni. Abbiamo tenuto duro, no. Voi non le toccate le pensioni, fino all'altro giorno, mentre eravamo già in aula, chiamavano Calderoni, noi vogliamo tagliare le pensioni. Già era venuto a fare un pasticcio in Consiglio dei Ministri. C'era il ministro di Venezia,
Renato. Renato. Il nano di Vendetto, il nano di Vendetto. Non bisogna dirlo che si offende. Renato Brunetta che diceva, ma te ne fronte adesso Banca Italia, e vuole che si tagli la pensione, ma come quelli sono sempre stati contro di noi. E poi mi hanno chiamato te perché sei il più in gamba, perché sei quello che capisce un caso, che si fa convincere. No, la pensione non si tocca, mi ha tenuto duro, non è stato, vi dico che non è stato facile. Fino all'altro ieri eravamo in aula, cercavano ancora di convincere a lasciare tagliare le pensioni. L'abbiamo ricordato, e ho ricordato quel vecchietto che aveva rubato una fettina di carne in un grande magazzino a Milano e una bottiglietta di vino, uno che ha lavorato tutta la vita, che non ha di che vivere, la vergogna. Semmai la vergogna non sono le pensioni, sono che sono troppo basse le pensioni. Questa è la vergogna, rispetto ai soldi che hanno pagato. Perché abbiamo dovuto tagliare perché l'Europa ce lo imponeva, i conti andavano male, le borse andavano male, però almeno l'onore di avervi riconosciuti quelli che, avete, che hanno lavorato tutta la vita per abbiamo dato. Mi hanno tenuto duro, grazie, grazie, fratello, un abbraccio, un abbraccio.